Eh, si tratta di una grande produzione Disney. Eh, stiamo facendo scouting eh, ragazzi in tutto il mondo. Lovica ci è piaciuta moltissimo. Se per lei è ok, tra tre mesi parte per Buenos Aires: Boom. Boom. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, se non l'avete ancora fatto vi va, iscrivetevi a questo canale perché come vedete, anzi come sentite, ci sono spesso delle chiacchierate interessanti, non tanto per il sottoscritto, ma per gli amici che passano da queste parti. In questo caso è un'amica che sta facendo dei gesti in questo momento, ma voi <ride> non la potete vedere perché è croppato su di me, ma adesso no, È interessante che mi preoccupa. Magia, va. magia si allarga. Lodovica, com'è lo Buongiorno. Buongiorno. Sapete aspetta che lo faccio sempre giustamente. È il mio punto. È è il tuo pubblico, è il tuo pubblico grazie, Lodo. È grazie. il tuo pubblico. Ma guarda che, perché dice: secondo me la tua, la tua storia, a parte quello che fai che è interessante, però anche il, tutto il tuo percorso è super, mega, mega interessante. Sì, beh, oh, hai fatto, ho fatto cose, fatto cosa, hai ho fatto visto co gente. Eh. Tu fai co co la, la cosa che mi, che mi è sempre piaciuto un sacco è che tu fai cose da un sacco di tempo. Sì, in realtà, sì, in realtà, sì. Sono... Ho iniziato a bazzicare in questo pazzo mondo dell'intrattenimento sì. boh, Cos'era? Più di dieci anni fa alla fine tra una cosa e l'altra sì. quando avevi due anni quindi perché quando ricordiamo sei anni, giovanissima grazie di conseguenza. <ride> grazie, grazie a gra no, te devo. per essere venuta da queste parti mi fa veramente no, un sacco piacere ho scoperto che il tuo basement sì. era a fianco a dove io vivevo quando ero una sgallettata con quattro coinquiline e... era, era già tutto scritto e mio padre mi, mi finanziava con 275 euro al mese ma ah, scusami, anni quindi che anni avevi quando abitavi in questa zona? E subito dopo il liceo, non chiedermi l'anno, ma io mi sono diplomata al liceo scientifico e eh, sono venuta qua settembre dopo, quindi era 2000... E... 10 2011 quindi all'avventura cioè tu avevi detto i tuoi basta bello è stato bello stare qua in Friuli grazie. e adesso io grazie a tutti vado, vado. ciao così è andata? <ride> sì sono partita col fagotto e la valigia del cartone <ride> e, um, come calimero no sì non sapevo bene 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 cosa sarei andata a fare a Milano ma, sì. eh, cioè, dove sarei andata a parare ma avevo molto bene in testa dove volevo arrivare ok e quindi um, no tramite un po' di ricerca su internet ho trovato questa, questa scuola, questa specie di uh, accademia alla Saranno Famosi. Sì, sì. E, um, e mi ci sono iscritta, anzi sono andata a fare i provini a giugno e prima ancora di, di fare la maturità. Sai, sai quel gap che c'è tra la fine delle lezioni e l'inizio della maturità? maturità tra... C'è cioè qualche settimana e tu lì ti esatto. sei subito buttato. Sono andata a Milano perché in quel periodo proprio facevano i, le audizioni certo, per entrare a settembre. Certo. E quindi sono scappata a Milano. Ho fatto questa cosa e poi ho fatto la maturità. Ho passato un'estate nell'ansia. E a un certo punto, durante l'estate, mi è arrivata la mail dicendo: Complimenti. Sì, Perché sì, tu, per accedere a questo tipo di scuola, che appunto, come hai citato tu, l'esempio e la reference è quella di Saranno Famosi: Saranno famosi nel senso sì, che sì, le, 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 cioè, le facoltà o comunque le materie non è che sono matematica, storia, geografia, ma tutto sono tutto attorno allo, spettacolo, tutto quindi attorno allo quindi spettacolo, recitazione, ballo, danza, canto, solfeggio. Quindi devi fare un, un test d'ingresso che però non è. È un test di ingresso ma è un provino È un'audizione? Un sì, mi ricordo che mi hanno fatto. <ride> dovevo preparare tre canzoni, una pop, una jazz e una. no, due canzoni, una pop e una jazz. Sì. E dovevo. c'era una prova di, di danza, una, una prova di recitazione, un monologo, insomma, ti testavano sì. sui vari fronti. Certo. E, e poi niente. Beh, sì. che figata, nel senso. Sì, Ma tu a 18 anni sapevi già fare un, ognuna di queste cose? E ho sempre fatto sì tutto in realtà. E... Sì, frequentavo la scuola, ma parallelamente ero nel coro della chiesa, nel della scuola, <ride> nel gruppo di teatro del liceo. Era sai la classica proprio geek, eh, nel... Se fossi stata al college americano al certo. Alla high school Sarei sì. stata nel tavolo Un po' degli sfigatini no, Che, beh, che fa, no. si iscrivono a tutti i corsi vogliono essere bravissimi <ride> Come in American Pie Che c'era la tipa Che faceva il coro del flauto No era nella, nel, nel coro del sì, flauto nel Nell'orchestra Tutte sì, quelle cose sì. lì E io vabbè, le prendevo vabbè. tutte Tutto facevo Però rugby. tutto è servito Perché insomma Tra le, tra le tante cose Cioè, Adesso hai fatto E comunque fai tante cose Insomma hai Fai la televisione Italia's Got Talent Hai fatto la radio Hai fatto, hai fatto hai Fai la cantante Cioè fai comunque più cose. Sì, sì, cerco di portare avanti tutte queste strade. Ma perché quindi la, è la tua natura sostanzialmente? È la mia natura. Poi in Italia in realtà una che diversifica molto non, non è sempre ben... È vero. Eh, non dico ben vista, ma non, 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 non è facilmente inquadrabile. Inquadrabile, esatto, non sei incasellabile in nessuna casella. Certo, eh, certo. E, qui, e quindi oh, la comello che fa, chi è? Boh. Infatti la domanda che mi fanno più spesso sempre è questa, sì. ma tu? Cosa? Cosa sei? Eh, però questo è un grande tema perché spesso era capitato di parlarne anche, anche qui, forse quindi dirò una cosa magari che ho già detto anche in passato. Però, cazzo, anche quando ho iniziato io all'inizio vedevo sempre che fa saper fare più cose in Italia. Era un ostacolo invece che una risorsa. In qualche modo è penalizzante. Non lo so perché. È perché tutti ti devono per forza etichettare in un certo modo, no? per la comodità sì. di dire allora lui è un cantante, lui è uno youtuber, lei è non so, una sì. presentatrice e così via. No, Però forse oggi. Forse il fatto di, di fare così tante cose forse non ti permette di specializzarti nell'immaginario collettivo veramente, perfettamente in una determinata. Eh, sì. Disciplina e quindi ah, c'è un po' di diffidenza. Secondo me è più proprio un, un discorso di, di, di percepito: che mm. mentalmente se tu fai una cosa, allora sai, devi fare solo quella cosa lì. Che però oggi, nel 2022, non funziona più. Cioè, nel senso, oggi no, no. se non sai fare più cose sei fottuto in questo, no, in questo no, mondo, a prescindere dai settori, eh, però soprattutto poi nello spettacolo si sta un sì. po'... Si sta un po sì, battendo si sta abbattendo questa cosa, c'è un sacco, c'è cioè, molto più crossover adesso fra esatto. le varie cose, fra i vari ambiti. Anche, anche grazie ai social, così. soprattutto grazie ai social. Sì, so, ma, ma infatti anche che ci danno degli... Adesso eh, oltre alla radio hai fatto un, un podcast molto seguito che è mm. nato da una tua idea, da una tua voglia di metterti in gioco anche da quel punto di vista. Sì, sì. E' per questo, facciamo, vediamo se è col tasto giusto, facciamo un applauso fortissimo. <ride> sì, grazie a tutti. Alla lodo perché è l'unica ospite <ride> che parla bene all'interno del microfono e quindi non... Ah, è... non per il podcast, scusate, no. Beh... Sa, sa, usate, no, <ride> no, no per, ovviamente anche per il podcast, anche per quello <ride> c'è ovviamente mestiere della situazione, però... Quella roba lì è una cosa che il podcast è l'asciugona, lo ricordo. È nato sì. nel periodo di, 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 di pandemia, più o sì. meno, già prima era nato, no? Eh, la gestazione coincide con la mia gestazione esatto, di mio figlio. Esatto. Eh, sì, l'ho scritto, diciamo. Tra febbraio e marzo del 2020, poi marzo lockdown, quindi registrato in marzo okay. in due settimane, e il 16 marzo è nato mio figlio, quindi giusto in tempo ragazzi. Tutto, tutto torna. Tutto Però è mangiato, sì. Anche lì sei riuscita a mettere in atto una cosa che ti rappresentava in qualche modo. Forse più anche di altre cose? È sì, la cosa è in cui ti sei sentita più te stessa? Sì, assolutamente sì. Infatti è tipo. La Sciugona è, è il mio bimbo, è. è le, è il progetto più trasparente che abbia mai fatto. Perché sì, perché racconto la, la, la mia esperienza proprio fuori dai denti, mh, con estrema onestà, su tutto quello che, insomma, è la, 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 la gravidanza e poi il post parto, perché ci sono anche delle stagioni certo, successive, sì, sì quelle. Sì, sì, sì. ehm, però sì, ho detto, è nata proprio da un'esigenza personale Perché io provo un grande disagio di non poter condividere O non poter parlare liberamente della mia situazione di, di donna gravida sì. So che questo argomento ti coinvolge perché, molto dici, da sì, vicino sì, 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 Anche io non, eh, non riesco a parlare degli esseri gravidi <ride> Però vabbè, quello è un altro discorso No, però insomma no, no, Stai certo. attraversando un po' quella fase Sì e, mh, No, perché Perché è, ti sentivi è, così? Perché è, è, è un mondo molto taciuto, molto mascherato, molto infiocchettato, sì. molto condito, no? E si fa fatica ad, ad, a raccontarlo per quello che è. O meglio, adesso negli ultimi tempi ho notato... Forse, un po forse anche grazie alla Shuguna, vi dico. Um, no, se ne parla più... più cioè lì è più, come più se tu avessi dato anche voce a tanti pensieri di altre persone che vivevano la stessa situazione. Quello è stato l'intento, sì. Quello è stato. E credi che. Allora, ovviamente tu sei seguita da tantissime persone, credi che l'abbiano ascoltato anche tante persone nuove che non ti, non ti sentivano, cioè ti ha dato anche la possibilità di raccontarti, secondo te, a un altro tipo di pubblico? Sì, assolutamente. Beh, per assurdo, io fino a quando non è uscita la Sciugona, il mio pubblico era comunque un pubblico molto, molto giovane. Che Lo salutiamo, è mio... eh, il tuo pubblico. Grazie, sempre il mio pubblico è sempre, sempre presente. Più, sempre più. <ride> eh, che mi portavo dietro ancora da Violetta, okay. che poi erano cresciuti col tempo, adolescenti o poco più, ehm. L'asciugona mi ha permesso di iniziare a dialogare con gente un po' più grande, sì, assolutamente. Violetta Violetta. Con le mamme e i papà. Che poi hanno la nostra età adesso. Sì, quindi in realtà sì, non stiamo parlando pazzesco. di gente troppo più grande. Cosa vecchia. No, no anche perché hai, hai citato ovviamente un passaggio importante della tua vita che è quello legato a Violetta. E a me è sempre colpito quando abbiamo parlato in passato di queste cose, quanto in realtà. Quel percorso ti abbia dato come esperienza proprio lavorativa e professionale, come, come se sia stato. Adesso faccio un paragone, poi mi dici tu se è sbagliato o no, però come se fosse stato un po' una sorta di militare per quello Assolutamente che sì. ah, ecco, okay, allora, va bene. e è la scuola Disney, raga. Ecco esatto, perché Batte, allora, appena, torniamo forse, allora sempre. <ride> sì. e Topolino c'è lì. Allora, amico vai <ride> sì. subito, alzati i piedi <ride> più, più o meno è andata Ma così. <ride> Tu facevi appunto questa scuola di, di, di spettacolo che abbiamo detto sì. poco prima ed è, è lì che è nato tutto? È nato tutto da lì perché um, la Disney. Sì, inteso come... È inteso come delle persone che non conoscono, che... però eh, insomma c'era nell'aria questa idea di creare questa grande produzione, anzi co-produzione tra la Disney Europa e mm -hmm. Disney America Latina. ok e Un progetto che si sarebbe sviluppato in America Latina, sarebbe stato proprio eh, registrato lì, eh, ma che aveva bisogno di componenti da entrambe le parti. Quindi sono stati fatti dei casting in America Latina e dei casting in Europa, perché okay. volevano che veramente alcuni personaggi fossero veramente italiani, veramente spagnoli, veramente francesi. Quindi hanno fatto ah. un casting a livello mondiale praticamente. Okay. Ed è andata così. Hanno fatto un grande casting su Milano, un grande casting su Roma, non hanno trovato niente e quindi si sono rivolti alle scuole, eh, alle accademie mm. di spettacolo, proprio come quella che, che frequentavo ah. io. Eh, per cercare all'interno di queste scuole se ci fossero ragazze. Eh, insomma, capaci, capaci di cantare, di fare, di fare un po' tutto. No? E, e quindi eh, eccomi lì. Sono, sono lì. capitata Hanno organizzato un casting molto, molto ristretto. Eh, e gli insegnanti dell'accademia hanno eh, preso un campione di ragazze, selezionato un campione di ragazze. Fatto questo casting alla cieca, senza sapere perché cosa fosse. Mm -hmm. Tutto segretissimo, cioè, ma un livello proprio mistero davvero, uh, super ma... segreto. Ma, ma segreto all'interno del, della, della stessa scuola? Segreto all'interno della scuola, perché era avvenuto questo casting in uno scantinato giù: oh, il no, KGB del. Sì, ah, sì, okay. sì, Okay. Sì, 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 tu entravi in questa stanza con una luce puntata al centro, <ride> l'occhio di bue sì. e questa commissione di individui strani che parlavano in inglese, sì, sì. british, ah. e, qui non capivo un serissimi, e tu dovevi portare un monologo in spagnolo, ti chiedevano, mm. io lo spagnolo non lo parlavo e quindi avevo passato la notte prima a studiare lo spagnolo a studiare tutto lo Matrix con <ride> un tubo in testa <ride> no ma avevo imparato foneticamente questo cacchio mm. di monologo tra l'altro sai che monologo era? era il monologo di Agrado eh, da tutto su mia madre Sei ah, a Grado, la, okay. a, il personaggio transessuale sì che, sì sì che, Adesso col senno di poi. Ma hai, hai scelto tu, no? Sì, Ah, cioè così ti. Ma sei non pensavo fosse per Disney. Ho detto: Vabbè, dai, figo, quel ah, certo, per personaggio, non lo, beh, poi <ride> <Cazzo>. <ride> no, ma adesso col senno di poi avrei portato un'altra cosa. Però eh, poi ho dovuto ballare. Improvvisare. Vabbè, solita solita cosa. Beh. E, e quindi niente. finisce. E tu che sensazione hai appena hai finito quel sensazione cazzo, ho spaccato. Tutto. Sì, ti ma sei sentito. Sai quando sono miei. Cioè, presi, presi Presi Ce li ho in pugno proprio Presis Perché è spagnolo Presis esatto, Bravo eh, 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 All'epoca parlavo Sì <ride> E niente Dopo una settimana È arrivata la notizia Quindi li finisce e Dicono va bene sono, sono Grazie Le faremo sapere Let you sono tornata a casa E con questo excitement sì, incredibile, sì, super no, adrenalina. andata bene, wow, spacco tutto. Poi passavano i giorni, tutto taceva. E to cazzo, detto, cazzo, cazzo no. Però tu ancora lì non sapevi perché Cioè, ti avrebbero richiamato e poi X, ma tu non sapevi perché cosa stavi facendo no, il provino? No, non sapevo. Ma sta roba. È pazzesco, sì, è abbastanza pazzesca. quindi non ti e Poi la notizia è arrivata una settimana dopo, dieci giorni dopo, quando mi chiama proprio il direttore della scuola mm -hmm, dell'accademia certo. dicendo che la, era stato contattato da, da questa produzione misteriosa e che gli avevano raccontato guarda eh, si tratta di una grande produzione Disney eh, stiamo facendo scouting di eh, ragazzi in tutto il mondo Lovica ci è piaciuta moltissimo se per lei ok tra tre mesi parte per Buenos Aires boom Cazzo, <ride> sì. così pazzesco sì 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 e... E Niente, tu non, non ci no, hai pensato? Ci... Zero. 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 Ma ci vuoi creare. pensare? Ma, cosa no, ma è una figata fare? senza senso. No, allora andiamo. Ma ah, guarda ho già la borsa. Tre mesi? <ride> sì, avevo la borsa pronta come quando vai a partorire. Io c'avevo pronta per partire per la prossima avventura. E lì ti si apre un mondo Poi scusa, cosa avevi? Quindi 19, 20 anni? Neanche 20. forse Avevo 19 anni. 19 anni, e la prospettiva di andare a Buenos Aires a fare. No, scusa, avevo 20. Ven... Sì, comunque avevo sei, lì. Comunque sì, sei sì, lì. Sì, sì. sì. E basta, e sei partita. Ed è nata questa cosa. Sì. E lì com'è andata? Cioè, Eri a Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires okay. l'esperienza della vita eh, per quello. della vita. Ma poi mi è successo tutto in, negli anni cruciali, perché mm. erano i miei vent'anni, sono gli anni anche un po' in cui tu definisci veramente chi sei. No? E, definisci la tua persona, il tuo modo di essere. E, e e ritengo di essere stata molto fortunata a vivere questa esperienza proprio in quel momento. Mm -hmm. Cioè, ho cambiato, ho, sono ripartita da zero. Cioè, lodovica si annulla e ricomincia da Buenos Aires con una lingua nuova. Con una casa nuova, con amici nuovi, con un lavoro nuovo cioè tutto da costruire da zero. Ma lì la lingua l'hai imparata nei tre mesi prima, ti sei messa a studiarla un po'. O quando sei arrivata lì, vediamo che allora, succede. Topolino mi aveva pagato un mese di lezioni <ride> che carino! Caro. Topolino guarda che è premuroso! Grazie, eh? Miche, sì, 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 molto premuroso! Molto carino. E un mese di lezioni intensive. E quindi facevo ogni mattina tre ore di spagnolo con questa insegnante okay, argentina. Sì. E, e poi frequentavo le lezioni. E... E poi basta, sono arrivata che lo masticavo Perché tu dovevi recitare poi in, in spagnolo Sì Quindi sì, 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 era sì. tutto in spagnolo Ma perché il tuo personaggio era una, una ragazza italiana? Era una ragazza italiana, figlia di italiani Ma che vivevano lì. A, a Buenos Aires okay. sì, 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 sì. E, quello, e lì come andavano invece le... Perché la cosa che dicevo prima del, del, del discorso del militare Perché mi ricordo che... Il set era una cosa molto rigorosa. No, era una fabbrica, una cosa Anche incredibile. Ci cioè, producevate un sacco di puntate. Eh. Ma fai conto che abbiamo girato in tre anni, tre stagioni, 80 episodi a stagione. Mm -hmm. Era una, una telenovela, veramente? Sì, sì. Perché seguiva il modello argentino delle telenovele okay, famose, che adesso tutto conosciamo tutto giorno, anche in Italia, in mondo, e 80 episodi ogni ogni stagione. Quindi erano tantissimi e quindi il ritmo boom, boom, era boom, veramente boom, boom, boom. molto molto serrato, cioè giravamo quasi sopra la scrittura, a un certo okay, punto quasi sì, ci sì, si accavallavano. Sì, sì. Altro e... che un posto al sole, guarda qua, no, sole. anche un posto al sole spinge, ma <ride> qua spinge di più. Violetta, raga. Anche e... perché io mi ricordo sta roba che mi avevi raccontato che il ti davano tipo il copione la mattina stessa o tu lo dovevi studiare, una roba sì. del genere? No, le scene, no, te, sì, o la mattina stessa se cambiava qualcosa, se no la sera tardi prima avevi i copioni. Mazza. Allora, il primo periodo quando non ci conoscevamo ancora bene, quando volevamo mm. essere precisini, cioè, certo, eh, far vedere che siete al top, si passava la notte a studiare praticamente. Certo. Io con questo vocabolarietto minuscolo italiano-spagnolo, perché c'era... Certo. Due terzi delle parole non le conoscevo, quindi... Mamma mia. Ehm... Um... Dopo un po' quando avevi capito come girava un po' il vento. Sì, poi bah. improvvisato, freestyle. Ah, assolutamente sì. Poi sì. Siamo, si è innescata un po', si è innescata la filosofia del, del, dell'istinto di sopravvivenza, ma tra tutti, tra noi attori, eh, regista, sì. eh, produzione, tu... ragazzi, allora, il senso è questo, eh, arrivate a scuola, fate la lezione di musica e siete tristi perché il professore oggi non c'è. Ok. Boh, Improvvisazione, che viene. Sì, sì, basta che trasmettiamo quell'idea lì, okay? però ha funzionato perché poi Violetta sì. è stato un successo planetario sì, incredibile. È stato molto, molto figo. Sì. È stato molto ma infatti, figo. tu hai persone che ti seguono da tutto il mondo, letteralmente, cioè l'America Latina, sì. tanta giusto? Perché sì, poi... c'era tanta, tanta, tanta America Latina, ma anche tanta Europa. Violetta in Europa era stato un boom, sì. in Francia e è stato il primo prodotto. Eh, importato in Inghilterra, doppiato ah. Disney in Inghilterra passava tutta roba, tu, tu, tutti i programmi, tutti i show in mm -hmm. madrelingua loro, okay. comunque inglese. Sì, perché quindi andava bene. Non vedevano, non hanno mai visto niente di doppiato. Violetta è stata la prima cosa che doppiata che i bambini hanno visto in Inghilterra. Eh, infatti, è stato un, <ride> un flop totale sì? in Inghilterra. Sì, Beh, no, perché non andato, loro non sono non è andato bene come negli altri paesi perché non sono abituati solo perché. Eh, sì. so, semplicemente anche solo quello lì li, 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 eh, sì. li blocca. Ma si preannunciava perché poi Disney prima di lanciare un prodotto sul mercato fa degli ascolti con dei campioni di, okay. di bambini e ragazzi, no? fa delle proiezioni sì. e, e raccoglie un po' il, il feeling lì sul, sul momento okay. e, ed effettivamente questi bimbi a ragazzi alla proiezione erano usciti un po' straniti perché non capivano perché la bocca si muoveva in un modo… certo è e... eh, perché per loro proprio era nuovo proprio il concetto di doppiaggio sì. in generale sì cioè i cartoni animati Chiaro, però vabbè, sai i cartoni okay, animati non riproducono certo, bene certo. il labiale invece il resto faceva un po', sì. faceva un po strano quanto è durato tutto questo periodo di violetta tuo di violetta e sì. quattro anni ah, quattro. Quattro, quattro diciamo sì. negli anni anche più importanti della, uh -huh. della tua vita lì hai mai avuto paura cioè di dire momenti in cui che cazzo non, non ce la faccio oppure momenti di difficoltà o sei sempre andata avanti come un treno no avanti come un trattore sempre. Sì. sì no devo dire che è stato Nonostante le tantissime ore di lavoro, nonostante veramente l'impegno della cosa, mm -hmm. eh, si era creato un... si era creato qualcosa di magico, è presente mm. quei lavori, quei, quei set sì. in cui, cavoli, ci sono le persone giuste al momento giusto, noi siamo diventati fratelli, sono tuttora veramente tra i miei migliori amici quindi vi sentite, siete rimasti in contatto con i sì, assolutamente più... sì, poi viviamo veramente certo, tutto per il mondo, mondo, quindi le occasioni per vederci sono poche però le mie migliori amiche eh, tutt'oggi sono, sono le ragazze di Violetta beh, sì. hai trovato anche l'amore su quel set che, no, che ha aiutato molto, eh, direi. ha aiutato molto, sì dopo quanto il, il tempo? Bon Tommy. Dopo, quanto, dopo qualche mese, ah. in realtà Tommy fa molto ridere, eh, l'ho conosciuto il secondo giorno, io sono atterrata in Argentina eh, il primo di agosto, il 2 di agosto mi hanno portata alla sede di Polca, che era la casa di produzione che mm -hmm. avrebbe prodotto lo show, per conoscere un po' i, i capi, certo, le certo. varie persone, eccetera, eccetera e io lì ero completamente nuova, non sapevo cosa volesse dire il produttore, il sì, direttore di ruoli. produzione, i ruoli, non, non capivo, no? E quindi mi si presenta questo ragazzo con la t-shirt di Rolling Stone, con <ride> <ride> questo sorriso simpatico, e, ciao sono Tommy, e, eh, lui è il direttore di produzione, io... Ma oh, ah, cazzo mio. era già direttore di produzione? Direttore, sì, sì. Oh. Lavorava già da dieci anni. Tommy pedalava, sì. Era la sua, casa è l'onda all'epoca. Ah, beh, beh, beh. No, sì, sì, lavorava un sacco e, e lui era il direttore di produzione. E, e quindi io lo guardavo con enorme rispetto. Dicevo, cioè, a cavolo, certo. questo è uno che, che mi deve che far paura. Eh. Mi deve oh, far paura questo qua. Ed eccoci qui. <ride> Ed eccoci qua. Beh, Flash un forward, <ride> Deo, sì. eh grigliate, esatto, momenti esatto. belli. Però questa no, credo sia stata sì. una, grande, una grande figata e Beh, sì, sì. che ti ha aiutato sicuramente nel percorso. Cos'è la cosa che, che hai imparato di più lì o una cosa che ti è successo o che hai fatto e che, che ti sei reso conto che ti è servita tanto poi dopo? Cioè, è difficile. Beh, sì, è venuta e... così. In realtà, la mia esperienza lì ha confermato un po' quello che forse era già nel mio DNA perché. Vengo da una famiglia di, di grandi eh, lavoratori. No? Mm -hmm. in generale c'è questa cosa che i friulani vanno via come i trattori sì, a testa sì, bassa sì, sì. e si lavora e basta. però allora, c'è uno no? lì che arriva dalle tue zone. Dove e... sei? Eh, proprio... non me lo dici? No. ma Dio santo dobbiamo parlare mezz'ora eh, guarda, guarda me. che è incredibile che da quando conosco lui qualsiasi cosa succede succede a Pordenone qualsiasi persona cioè è come se cioè ma voi non avete capito voi che voi foste Friuli, una lobby il Friuli è Caput Mundi <ride> cioè la capitale dovrebbe spostarsi in Friuli tutto è succede incredibile, in Friuli, è incredibile è incredibile abbiamo il meglio di tutto e se voi no, ancora non lo sapete adesso sappiatelo <ride> Quindi dicevi, scusami, grandi lavoratori e di conseguenza un po' nel DNA no, avevi questa quello, cosa. Sì, e quindi non mi era mai capitato di, 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 di dover lavorare così tanto, dovermi dedicare veramente anima e corpo eh, a, a qualcosa e, e lì è successo e, e, niente, e ho capito che, oh, se uno certo. vuole ottenere qualche cosa di buono nella vita, o oh, l'impegno ce lo deve mettere per forza per forza e il tempo di riposare ci sarà poi mi è anche, mi è anche capitato negli anni particolarmente attivi insomma ero a vent'anni sì. dai non, non hai bisogno di riposarti certo anche perché per non assurdo. credo che, che fossi solo sul set avrei fatto anche un po' di vita tua credo lì sì. anche se Beh, magari dai, il tempo era poco registravamo da lunedì al venerdì poi Quindi. sabato e domenica Ecco, ecco: ecco, ecco. a Buenos Aires, che raga, volete far serata? a Buenos Aires è il posto giusto, <ride> sì, non è comodissimo da qui, però comunque, eh, però comunque tanta roba. E poi cosa succede? Finita proprio la produzione e sei rientrata alla base? Eh, sì, molto tristemente. Dopo quattro anni in, è stato incredibile, una cosa surreale, cioè come se mi avessero presa con un gancio, sai quello dei peluche, sì. tutto, tutto, finito. Vai, torna a casa tua, Boom. lasciato tutto, casami, tutto, tutto. E, e ripartire di nuovo da, da capo, zero qua, sì. da zero con un bagaglio credo comunque importante sì, di esperienza. Sì. Io penso che in Italia di ragazzi anche della, sì. eh, della tua età in quel momento o comunque anche della nostra età oggi che abbiano fatto un percorso così non ce ne sono tanti, cioè con la gavetta quella sì, vera. No, sì, non lo so. Sì, poi non so, si può chiamare gavetta? Sì. Cioè, comunque Beh, eri era già a fare una cosa grande professionale grande, sì. Però. Eh, però fatto, cioè, io sì. credo che nel momento un in cui mazzo. ti fai il mazzo, è gavetta, gavetta allo stesso sì. senso. Quindi hai fatto sicuramente anche delle cose in più, magari a quel a rispetto. Cioè, non eri comunque. Non eravate le star super mega coccolate, immagino, non lo so. Eh. Poi lo siamo diventati. Beh, quando poi c'è <ride> stato il <ride> le... successo, esatto, quello, sì. però all'inizio sì, devo sì. dire. No, no, però. Cioè, anche se comunque col tempo aveva raccolto successo e, e si era trasformato nel violetta fenomeno mondiale, sì. bla bla bla. comunque sul set... Quello era quello era, si lavorava, sapevamo che dovevamo fare quella cosa, e con quel bel clima che ci, ci accompagnava, certo. ci siamo sempre impegnati molto. E, e poi, quindi, quando sei rientrata qui, quali sono state le mosse che hai fatto? Cioè, cosa hai fatto? Tu dici ok, adesso sono di nuovo in Italia, però io voglio continuare a fare questo mestiere perché mm. mi piace, perché sono brava, e perché credo di voler farlo. Cioè, tu avevi già dei tuoi obiettivi. Sì, io volevo cantare, ho sempre voluto cantare, sì. eh, infatti sono tornata in Italia dopo Violetta e um, ho fatto un disco. Ho fatto un mio piccolo tour di concerti qui mm -hmm. in Italia e eh, qualche data anche in Spagna. Ok, no, e anche in Belgio a Parigi sono andata. Scusa, Co sto però per te? Per me roba tua? Sì, 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 roba mia ho fatto questa piccola cosa, poi col tempo ho capito che il mercato musicale non faceva per me e, e io non facevo per il mercato musicale sì. <ride> e nel frattempo comunque mi è arrivata un'altra proposta bella, fortunata, inaspettatissima che era quella per la conduzione di, di Got Talent ah, Got e... Talent è arrivato subito dopo questo periodo? Sì beh io, io ricordo forse la prima non so se era la prima volta che ci siamo conosciuti o quasi di aver visto credo il tuo primo live di, eh, di Italia's Got Talent a Roma uh -huh, sì. mi ricordo che era, ero stato invitato sono venuto ah tu eri lì proprio da persona io ero persona. lì fisicamente ah, ma con dai. Max Leccese che, che saluto grande Max, grande Max e, Ma dai! e avevamo ah, ed eravamo venuti a vederti lì... Per Io ero radio, lì per la radio, sì. ero lì che stavo facendo una cosa per la Rai e, e, me, e quindi mi ha detto dai no ma se sei a Roma andiamo che c'è la, la Lodo che fa, che, cioè c'è il live, la finale, era la finalissima di Italia Got Talent. e per essere, cioè, insomma hai spaccato perché comunque era la tua prima volta ah, che facevi una cosa live in televisione in Italia con quella roba lì in un contesto, sì. a parte che a me aveva impressionato in generale perché era uno dei primi show… Che vedevo, diciamo, dal vivo dal da dietro le quinte in quel periodo stavo facendo The Voice su, su Rai 2, però lì c'era proprio una macchina incredibile. Perché, non so, magari si è appena esibito uno che si infilava delle, delle ruote sotto le ascelle. Poi dopo <ride> cambio in tre secondi, arrivava un razzo, perché era una uno. Lancia... pazzesca. Ma in tre secondi, c'era una eh, sì. quantità di gente di movimento. quindi C'è un esercito di un palonta che fa magie sul palco. Mi aveva molto affascinato e poi vedevo te lì che comunque eri, Padrona della, della situazione, ti ricordi quella serata? Come com è andata? Sì, mi ricordo, mi ricordo la settimana che ha preceduto la, quella diretta sì. dove non ho chiuso occhio, dove non ho mangiato stomaco chiuso così, sì. era la mia prima diretta della vita, c'era una pressione addosso, mamma mia. Non ho mai sentito un'agitazione così grande. Sì. Terrorizzata, ero terrorizzata. Per fortuna, poi quella sera tutto il terrore si è convertito in uh, adrenalina. Sì, e, sì, sì. e alla fine è andata bene, ero molto. Sì, alla Cacchio. fine ero molto contenta perché è andata tutto liscio. E poi avevo anche tanta tanta paura degli imprevisti che durante una diretta possono Ci capitare. Possono appunto, come dici tu, mentre sto parlando, ehm, i macchinisti non riescono sì, a montare in tempo avanti. una cosa, e tu devi. certo <ride> Sì, 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 eh, sì. invece è andato tutto liscio quindi bene, sì, bene. e poi c'è sì, stato anche che... Sanremo perché noi ci siamo incrociati anche a Sanremo eh, nel vero. 2017 vero ci no, siamo due... sempre così sì, un po', po', no? un po siamo... ancora, ma prima sì. o poi faremo Ciao. qualcosa insieme di bello Dai, e Dato. cambieremo il mondo me lo sento però sì. il mondo ancora non è pronto quando il mondo non sarà pronto, pronto lo faremo anche noi <ride> e... <ride> però lì a, a Sanremo è riandata Credo, adesso io provo a, medesima, a medesimarmi in te, sì. insomma tu sognavi, cioè comunque il discorso della, della cantante l'hai sempre avuto, quindi immagino sì. che Sanremo sia stata un'emozione molto molto grande. Un'emozione molto molto grande che è arrivata già sullo strascico della mia... dei miei sogni musicali, quindi... Nel senso che tu cioè... già, non vole... già avevi archiviato un po' sì, secondo te quella cosa. stavo archiviando, ero in quel processo lì, stavo dicendo vabbè, insomma... No dai, forse mi dai altro sì. forse mi dai qua eh, eh, Perché? Perché facevi questo ragionamento secondo te? ma Perché beh, è un mercato molto difficile, è un mercato impenetrabile. Un, eh, io mi sforzavo tantissimo, non vedevo i risultati che volevo, eh, non riuscivo a fare il tipo di musica che, che, che mi sarebbe in quel piaciuto. Ah. sì eh, Avrei voluto cantare in inglese, invece non potevo, insomma, tanti Ci sono discorsi, tante, tante componenti. Eh, però mi è arrivata la proposta e ho detto: Beh, cavoli, dai, prendiamola come uno certo. la va alla spacca, lo faccio e Se va bene, cavalchiamo ancora un po' quest'onda. E, e se no, insomma, pacificamente dirò di aver lasciato la musica con Sanremo. Beh, comunque, il fatto il Festival di Sanremo come cantante in gara sì, e è un anno anche particolarmente importante. Io ero quell'anno, ogni anno c'è la quota, ma chi cacchio è? Beh, ti dici, <ride> io ero la davvero? quota, chi cacchio è? Quell'anno lì, 2017. No, okay, dai, adesso qua? mi ricordo degli altri nomi <ride> che secondo me erano, erano un po' più chi cacchio è adesso. Sì, no, senza... mi ricordo, non mi ricordo neanche chi ci fosse. C'era. C'è stata, che purtroppo no, non gli è andata. Era l'anno in cui ha vinto Gabbani sì, con il uh, Civitadisca di Scarpa, quindi c'era la Mannoia c'era Fabrizio Moro Moro Ermal Meta c'era e lì che rapporto avevi con gli altri con gli altri in gara cioè c'è stato un rapporto con cioè ti vedevano Ti gli beccava ah. di continuo mentre okay. sfrecciavi da un posto all'altro Sanremo sì, sì, sì. interviste radio cose e la cosa bella era che a fine serata ci si trovava tutti quelli che alloggiavano sì, nello stesso albergo sì, ci sì. si trovava sotto nella, nella lobby della nella lobby. lobby a fare lobby sì sì quella è la cosa ricordo, quello è stato sì. anche per me il mio primo Sanremo diciamo avevamo fatto la diretta del festival con Andrea De Logu Vero. e Gianfranco Monti e quindi era la prima volta che entravo anche nel, nell'Ariston nella dinamica nella no? dinam ed era tu. È stata una delle esperienze più incredibili Bellissimo. della mia vita, soprattutto quella che dici tu dell'albergo perché eri in un contesto dove era la prima volta che scendevo giù in albergo e vedevo Vedevi che attorno a me c'erano <ride> dei personaggi incredibili. Sì. Che dicevi, ma stanno lì sì, e sì. cazzeggiano, eh. allora poi ti tirano in mezzo anche a te. Allora tu ti lasci un po' tirare in mezzo, ma poi ogni tanto ti fermi e dici, ma veramente sto chiacchierando sto con, con la e veramente? stiamo facendo sì, questa sì, cosa. Sì, sì. pazzesco vero. Ma eh, tu dove alloggiavi, scusa? A Londra. Anch'io, a Londra. Scusa, non abbiamo mai avuto un ginton Mi in... sa di no, mi sa di no forse no ma non perché so. tu con la diretta forse avevo degli orari tardi. un po' diversi sì, sì sicuro noi finivamo veramente tardi poi eh. andavi dopo comunque a fare la serata non so c'era il casino. forte sì, sì no, al sì. casino sono mai andato però c'erano poi tutta una serie di altre feste quindi alla fine sono veramente per una settimana non dormivi magari tornavi in albergo alle È un frullatore allucinante veramente però, però bello, non so bello. tornavi alle 4 e alle 4 trovavi di nuovo in albergo appunto delle persone che attiravano ah, fino alle 4 alcuni sì alcuni non ah, tutti quelli in gara. Perché non... mi dice no, vado a dormire, sono stato... La maggior parte far... andava a dormire, diciamo no. che quelli che hanno vinto <ride> andavano a dormire, <ride> Diciamola così. Però è, è sicuramente stata anche quella che, do appunto, per chi ama la musica come te, è il sogno di fare anche la cantante. L'altra cosa che un po' mi immaginavo io è anche quello che abbiamo detto all'inizio: Cioè il fatto che se tu fai la cantante e arrivi dalla conduzione o un'altra cosa, allora in qualche eh, modo sì. non hai la credibilità o il, per continuare sì, su quella sì. cosa lì. Tutti erano molto depistati da questa cosa: ma come? Ma lei canta, ma fa anche. Eh, certo. Ma fa anche Gottana, ma quindi. Oh, sì beh, boh, niente, insomma, ho provato a portare certo. avanti questa cosa, però guarda, è stata un'accettazione molto serena sì. e ho detto, oh, ma perché devo insistere su questa cosa che fa, ma poi se fa secondo male me, tutti, la, raga. la mia idea è che, insomma, la, la figata tua, è insomma, io, ad esempio, non so ballare, no? Quindi immagino, se mai dovessi fare uno show in una sera, eccetera, cazzo, da parte del ballo, non ce l'avrei, no? Mi dovrei inventare qualcosa, invece... Sei un artista, tra virgolette, completa e quindi il tuo canto ti tornerà utile probabilmente su mille altre cose. Cioè sì, anche Fiorello ha fatto Sanremo, non certo. ha vinto, però il canto gli è tornato utile su un miliardo di altre cose. La cosa che però ora penso è che se guardo anche la televisione oggi, non ci sono più queste occasioni. Cioè, non esistono più eh, certi programmi televisivi. Tu che idea ti sei fatta della televisione oggi? Cioè, già tu la lavori in un. In un mondo particolare, inteso il, il canale, quello che fai, che alla fine è uno show vero e proprio. Sì, sì. Però non ce ne sono, tanti. Non ce ne sono più tanti così, no? No, e adesso vige, vige ancora tantissimo il reality e. Eh, cioè. questa cosa qua io sono fortunata perché sì, Got Talent alla fine come dici tu è un grande show che anche a me stessa come, come conduttrice permette di spaziare un sacco quindi anch'io ad esempio riesco a cantare Infatti. ad avere i miei momenti così e però effettivamente i contenitori sono sempre, sono sempre meno in tv, ci si sposta tanti, sempre di più su internet, sul web, sulle grandi piattaforme. E quindi sì, la televisione sta un po', sta un po arrancando. Sì, a meno eh. che, appunto, si pensi, probabilmente, boh, io la vedo un po' così: secondo me, anche tutte le varie piattaforme di streaming oggi adesso porteranno lì degli show che ormai in televisione non fanno più, ma che sulle piattaforme invece potrebbero. Sì, sì, questo potrebbe essere assolutamente il next step. Potrebbero sicuramente fun funzionare. L'altra cosa che un po' mi fa impressione è vedere invece quando delle. Eh, cioè, a volte mi sembra che la televisione stessa non abbia più rispetto di se stessa. Cioè, mh, ci sono persone che hanno, come dire, magari studiato, fatto un percorso per fare una certa cosa. E poi invece non c'è più il rispetto dei ruoli. Tu prendi delle persone invece che fanno tutt'altro e le metti a fare un'altra cosa, ma sono linguaggi diversi, e quindi questa cosa non, non funziona. E invece di accorgersene, che ormai sono anni che, che va così eh, si, si continua. Però lentamente mi sembra di vedere che le cose stiano un po'. Sì, stanno andando all'adereisme. Sì, questi alla sono deriva. tutti tentativi, sì, credo. Sì. No? Cioè, un, un continuare a, ad, ad inseguire qualcosa quando in realtà sono linguaggi diversi o cose sì. diverse. Quello sicuramente fa. Poi. Ci sono un sacco di, di format che vengono proposti ormai da anni e anni sì. e forse ci si ostina a, a, a continuare a proporre, ma andrebbero lasciati forse certo. riposare un po'. O forse, come dicevamo prima, semplicemente dargli un nuovo, un nuovo sbocco su Chiaro. altre piattaforme no? per, uh, per dargli una, una, rinfrescata, una rinfrescata nuova, esatto. contemporanea più che altro. E, e, per sicuramente ci sono... i, bo, io sempre, sempre sì. è colpa dei social, no, però è vero perché. Ormai si ragiona follower, no? E certo. eh, Chi ha i follower porta al pubblico. Sì. Eh, che non è vero, quindi, tra l'altro. Eh, sì, non sempre è vero, questo è vero. Mm. E, e però poi ci vuole che... il mestiere, nel senso tu puoi eh, anche sì, avere alla i follower. Fine, sì. Però alla se fine devi sì. portare una, prima, una serata live, se prendi, cioè, come dire, quello che ti è successo a te in quella serata in cui tu hai avuto quella settimana in cui eri in ansia per fare il tuo primo live sì. della vita in televisione, sì. eccetera. se... Cioè, Sei riuscita a fare, e l'hai portata a casa perché nei dieci anni, cinque anni, sei anni precedenti ti sei fatto un culo per imparare un mestiere che ti ha permesso di fare quella cosa. Invece, a volte cercano di mettere delle persone che però invece non hanno quel mestiere e quindi poi non, non, la, non la portano a casa. E quindi, boh, secondo me c'è proprio questo cortocircuito in questo, sì, in sì, questo momento. Mio. Però i social, in qual realtà... C'è qualcosa che non cosa. No, c'è qualcosa che non cosa, eh, però <ride> i social invece sono una grande possibilità per comunicare, ad essere se stessi, e fare quello che si vuole. Guarda. E nel tuo caso, tu ti diverti un sacco con i social, almeno Instagram in particolare. Anzi, qual è il tuo rapporto in sì. generale col il mondo dei, dei social? Ma un rapporto sereno mi, mi ci approccio solo quando ho veramente qualcosa da, da dire. Se mm -hmm. non ho niente da dire. Sto zitta, sì. eh, infatti, ci sono dei periodi in cui sono molto prolifera e contenuti stupidi. Ma perché fai so, molto ridere su, eh, su Instagram? Sì, fai molto sì, ridere. Mi vengono in mente delle cagate, le vincolo sì. attraverso sì. Instagram e, e, boh, e mi diverto così. Ci sono i periodi in cui sono presa da altro, stanca, non c'ho voglia. E, e boh, e sto, sì, to, beh, sto quello zitta che ti viene non, non, non bisogna produrre per forza, per forza, anche perché poi insomma è controproducente e. Ehm, però no, mi diverto, mi diverto, e diciamo che l'asciugona ha dato il via un po' certo. a... a questo tipo di... di dialogo un po' divertente con. Con i follower. beh, sì, ti ha, ti ha, ti ha avvicinato forse ancora. Sì, 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 Ancora di più perché poi. Eh, boh, è figo perché poi uno si. cioè i social hanno questa roba che ti mettono tutti più o meno sullo stesso livello, quindi. Ma questo è pazzesco. Sì, è questo, Ma se no? penso io quando, tu non ci pensi mai a quando eri adolescente o piccola, avevi i tuoi idoli. Mm. cioè, se io avessi pensato mm. che un domani avrei potuto scrivere direttamente a Duncan dei Blu <ride> sarei impazzito. Impa What? È vero, però è la potenza. Eh, la potenza. Poi se un Campbell visualizza e ti risponde. Quello, ci cioè, sono quelli che spulciano un po' tra i direct e magari selezionano sì, qualcuno che sì, sì, risponde, sì. ma tu ci, ci pensi. Eh, è, una una è una cosa folle È una cosa forte. A me ha fatto impressione con il libro, cioè quando le persone leggevano il libro e poi mi scrivevano, io dicevo "Cazzo, ma pensa che tu hai letto un libro e puoi scrivere All'autore di quel libro pazzesco. e commentare quello che avete, che, 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 che avete visto, quindi dici: Boh, cazzo, questa è sicuramente una, una, grandissima, una grandissima cosa. Insomma, è, è una di quelle nuove possibilità che ci sono oggi che forse le generazioni c'è cioè qualcosa delle sì. generazioni prima delle nostre che, di cui non invidio, ma magari è una nostalgia di qualcosa che non hai vissuto. C'è cioè qualcosa che non ho vissuto? Sì, magari le generazioni prima della nostra, cioè non lo so. Io invidio tantissimo. Mm. Gli anni 80 Ad esempio della radio O gli anni 90 Anche della televisione Eccetera A parte perché ogni cosa Non so se capita anche a te sì. eh, Ogni cosa che fai oggi Nel mondo dello spettacolo Ma secondo me vale anche Per tanti altri settori È sempre Eh sì ma questa cosa Una volta, una volta mi chiama, quanti eh, cioè, no, fa... ma eh, sai quanti soldi No E giravano i soldi eh, Questa ma cosa, sai cosa dice questa sempre cosa, Questa cosa qua Ma sai quanto pubblico eh, Sai quanto <ride> Eh cazzo eh, che, che ci posso fare Siamo nati oggi <ride> da, da stronzi Noi vabbè. dobbiamo fare questo oggi Però eh, È ti, vero C'è cioè, questa, questa nostalgia i ridenti tempi d'oro, dove tutto funzionava a meraviglia, dove giravano tanti di quei soldi che boh, ci si lavorava so. molto più, con molta più facilità. Forse li hanno sperperati tutti, perché poi a un certo punto, se eh, adesso non sì, ci sono più. Boh. Non anche so che se qualche fino hanno fatto però la, soldi, la, la, la risposta che mi sono dato è che fra un po' di anni quando saremo vecchi anche noi diremo, diremo eh ma no ma ti ricordi quindi pensa eh. che male che saranno sì. messi quelli no è perché alla fine secondo me ti dimentichi le cose brutte ti resta solo il ricordo oh, no. delle cose ah, dici, delle dici, cose belle dici. può essere può essere sì adesso sì, che sì. c'hai cioè, ancora un tuo cioè, credo tu un po' di sogni li hai realizzati C'hai cioè, ancora delle cose proprio pratiche concrete sempre scaramanzia non me le vuoi dire non me le dire però No, Hai delle cose, No, sì, assolutamente mi piacerebbe tantissimo. Fare mh, beh, un po' fare ritornare al teatro, un po' al oh. musical. Eh, quello mi piacerebbe tantissimo. Mi dispiace perché in Italia non c'era mo molto sì. di più questa cultura. Adesso vedo che ci sono poche produzioni e poca gente. Anche il COVID poi ci ha, ci ha messo una la bella ammazzata. Eh, però ho la speranza che si. Che ritorni quella vita teatrale certo. e, e di potermi cimentare in qualche ruolo eh, così dal vivo sarebbe molto interessante. E poi, vabbè, proprio se voglio sognare in grande una produzione magari all'estero. Eh, mm. Qualcosa Figata. di sì, sì, qualche serie. Non so, tanto costare non, non, sì, sognare non costa niente, anche costare qualche, non sogna tanto. Anche non, sogna, non niente. sogna niente. <ride> però, un'esperienza all'estero in inglese sarebbe sarebbe bella. Tanta roba, sarebbe tanta, tanta roba. roba sì. Anche come, beh, come attrice, hai anche fatto un, un po' di, di film al cinema hai fatto un po' di parti. Sì, ho fatto qualcosina, anche qualche serie e, no, qualche serie, in realtà ho fatto Extravergine da sì, protagonista l'esperienza folle e poi ho fatto due film, Poveri Maricchi, Poveri Maricchissimi sì. eh, con De Sica come sono state quelle esperienze? Lucio Cone, Brignano, bellissimo c'è qualche aneddoto cino... che ti ricordi legato a quei film? Eh, oddio Abbiamo mangiato molto fritto, moltissimo. Sì? Sul set? <ride> sul set. Sì, no, perché, no, proprio perché le scene richiedevano... Ah. Era questa famiglia di... Certo, sì, sì, mi ricordo, <ride> mi ricordo, mi ricordo. Tanto eh, l'hanno fatto di recente sì, esatto, in televisione. Sì, sì, su Canale 5, eh, che friggevano anche le suole delle scarpe, certo. e quindi era più in scena, si devi mangiare. mangiare. Rifacciamo eh, e sì, tu ancora… Eh, dai, e col supplì, e eh, dai l'arancino. Malox alla eh, dai. sera, <ride> sì, e lì sì, andare. Esatto. Per forza. Gavi e eh, poi ho dovuto è stato bellissimo, ho dovuto partorire. Cioè io quando ho partorito veramente… Sapevi già? Sapevo già com'era. Certo. Ho dovuto partorire il figlio che ho, fatto con, ho avuto da Brignano. Certo, peraltro. certo. A chi somigliava? E... <ride> Assomigliava a Brignano perché poi le scene di quando la bimba era già un po' più grande era veramente la vera ah, figlia, la vera bimba di, di Enrico. Quindi era, che proprio, figo. era tutta sua. E loro ti davano qualche consiglio, insomma, dal, dalle loro esperienze? E gli attori? Gli attori, dici... sì, sì, scusami. Ma in realtà sì, in realtà sul, quando si provavano le scene prima di girarle erano, almeno Enrico era molto generoso, certo. e sì, qualche consiglio, ma, no, ma perché non provi a farla così? C'era un bello scambio, okay. sì sì sì, e... E... No, mi sono trovata bene, è stata una bella esperienza, il cinema era una cioè, ha dei ritmi, dei tempi completamente diversi da, dalle serie a cui ero abituata tantissime Beh, la roba, esatto. esatto, la roba che... Delle, roba io massosa. cinema non l'ho mai fatto, però quelle cose più legate alla televisione o degli spot, eccetera, magari a differenza della radio dove comunque sei sempre sul pezzo o delle cose che ti fai tu che sei sempre sul pezzo limiti a tempi morti. gogo infiniti. Ah, go, go. infiniti. infiniti. Eh, perché tu sei lì, sai che quel giorno devi portarti a casa quelle scene, mm. quindi loro ti chiamano e poi però vai a sapere a certo. che ora giri la tua, tu sei lì pronto, a disposizione, perché non sai se ci mettono un'ora o tre, Chiaro. se ci mettono un'ora fai subito, e se ce ne mettono tre o quattro Beh, sei lì sul tuo furgone. e Invece da Got Talent, qual è il ricordo più bello che ti porti di questi, di questi anni? Anche, magari legato a qualcuno. Ma guarda, con tale ne abbiamo fatte veramente così tante, ma così tante. Abbiamo girato non so, prima del Covid era itinerante, si girava, c'era questo concetto che era bellissimo. Eh, che spero ritornerà. Di, di andare a cercare ah, il talento in città. giro per l'Italia, no? Quindi eravamo sì, noi sì. che andavamo a, a pescarlo. E invece, da quando c'è il Covid, per questioni insomma, così più pratiche, l'abbiamo certo. sempre fatto tutto a Roma. Eh, però anche lì abbiamo girato l'Italia dal nord al sud con diverse formazioni di, di giuria e con la giuria e... ti si è sempre trovata bene sono tutti sì, 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 anche sì, sì. perché poi è più Devo o meno diri, rimasta si sì. sì, è girata un po ma è più o meno sempre rimasta c'è il perno di Frank che è rimasto e poi hanno gravitato varie persone quando ho iniziato c'era Nina Zilli mm. eh, Claudio Bisio mm. la litizia quindi è una, una formazione che spacca Bisio Biso è tanta roba, Claudione. Saluto, non lo vedo da un Ti ricordi sacco. qualcosa di particolare? Ma è uno scemo. Porca miseria. Ma sei sì. la persona che non si fa problemi per niente? Cioè, se lui in, pien, in mezzo all'aeroporto vuole tirarsi giù i pantaloni e far fa. vedere il culo a tutti. Lo fa, bello. e non te l'aspetti, perché comunque lo vede, però è sempre Bisio Però è bisio. Quindi, questa roba <ride> c'era la gente che lo chiama: Claudio, bisio, bisio, ma fa culo! A così, a tutti, a tutti, sì, 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 ma no, fa culo a tutti. Lo adoro. Bello, bello l'ultima <ride> cosa, quella un po' più perché abbiamo citato e parlato di Tommy prima. Voi fate due lavori che hanno entrambi a che fare con il mondo dello spettacolo. Sì. Questa cosa, secondo te, via, cioè, com come, come si pone nella vostra quotidianità? Cioè. È una roba che vi aiuta perché vi capite, capite di quello che state sì, parlando, sì. o invece, perché vi porta anche, ad esempio, in questo momento Tommy su messo un set, quindi mm. eh, magari lontano, poi ogni tanto sei lontana tu. Cioè, come la vivete questa cosa? Ma adesso che c'è Teo, è ovviamente un po' più complicato da gestire. Perché, insomma, quando uno sta via un mese, eh, l'altro si certo. deve assumere il, il, controllo, il, il responsabilità. pieno controllo di, del, del bimbo. E, Beh, ovviamente vabbè, non, è, non è semplicissimo, si fa, ehm, però questa cosa che venia, facciamo entrambi più o meno lo stesso lavoro assolutamente gioca a nostro no. favore perché cioè, lui addirittura da, da prima che io iniziassi a lavorare certo. lo faceva, quindi lui era molto più consapevole di me, di determinate dinamiche, magari io stessa all'inizio mi facevo delle parodie, scusa adesso devo andare non so partiva il tour di Violetta devo andare via ma stai scherzando cioè vai non succede niente è così è lavoro vai non rompere eh, quindi okay. mi ha dato anche lui stesso proprio tanta tanta, tanta forza a volte e e eh sì, è un lavoro così particolare, lo sai, che con certo. i non orari... Quindi i ne, non par tempi... ne, ne, ne parlate quando siete non so, a cena o, o, o dite no, vabbè, stasera non parliamo di questo, oppure chi se ne frega quello che vi dite. Parlare viene. di lavoro? Sì, sì. No, sì, è sempre. Vi, sfog vi sfogate. <ride> sì. Foghiamo e perché sì, sì. O oh, sì. quello stronzo oggi sul serio... <ride> tutte <sector>. le magagne <ride> le buttiamo sul, sul, sul piatto proprio. Una cosa che mi sono spesso chiesto, perché è una domanda che mi faccio al, al contrario, insomma in questo mondo, <ride> settore, eccetera andiamo sempre no, come treni, no dobbiamo fare, disfare, eccetera, ogni cosa è una possibilità, un'esperienza e quindi si, sì. si cerca di non perdere mai neanche... È difficile dire no, di no. Sì. Dire di no, oppure magari si dice di no e per delle altre cose, mm. ma è proprio difficile dire prendersi una pausa. Quindi io ho sempre pensato, se un giorno fossi rimasto incinta... Mm. Eh, Boh nel senso Cavolo com come sarebbe potuto andare questa cosa Ovviamente, non posso sei... incinta, ovviamente io non posso restare incinta <ride> Però tu fai praticamente il mio lavoro E quando imma ho immaginato Cioè per, un per una donna Quanto è più difficile Anche fare questo tipo di percorso Perché io dico cacchio se mi prendo una pa pausa Di un mese anche solo Mi fottono il posto di qualsiasi cosa Mi fottono qualsiasi roba Quindi immaginati stare ferma 4-5 mesi, no? Perché poi, vabbè, magari non è che li fai tutti e 9, però fai 4, un po' prima. 4-5 mesi alla fine, anche. Vabbè, poi nel mio caso ci si è mischiato pure il COVID, quindi sono sta è stato un anno molto lento, eh, e cioè, un, anno, per, un anno e mezzo. Infatti, tante donne che intraprendono questo percorso, ma vale anche in altri settori, è difficile. È difficile. È La scelta di diventare madre è ancora più importante che per un'altra persona. Sì, sì, perché devi mettere in preventivo questo, questo che stai dicendo, soprattutto nel nostro settore dove veramente, cioè se tu non sei eh, bravo in qualche modo a sgomitare, a, fa, a, a rimanere in qualche modo presente sempre, a, far, a farti ricordare dalle persone, esatto. eh, niente, cioè, ti passano avanti mille treni e, e rimani indietro. Eh, ti sei fatta tu queste domande prima di... Tantissimo. Eh, però siamo giunti a questa conclusione con Tommy, ci siamo proprio detti "Senti, eh, allora un figlio noi sappiamo che lo vogliamo sicuramente, non sappiamo quando, ma lo vogliamo. Il momento giusto non ci sarà mai, perché noi facciamo questo lavoro lo faremo per sempre e non ci sarà mai un momento in cui dici "Aspetta, adesso c'è un anno di buco, ci infilo il un figlio". Un figlio certo. Non si fa così, non esiste. Quindi abbiamo detto Quello che succede succede. Quello che succede succede dobbiamo farci in quattro noi per eh, rimanere a galla in qualche modo e ti, ti... un po' abbiamo accusato il colpo entrambi perché per forza di cose poi quando hai il bimbo certo. eh, non puoi dire di sì a tutto e ho dovuto fare delle scelte eh, anche importanti e... però dall'altra parte almeno io nella mia posizione mi ritengo molto fortunata perché ad esempio ho dovuto mh, eh, mollare tutto e, e trasferirmi a Roma per un mese e mezzo per le riprese di Got Talent e io ho potuto portare Teo con me e, mm -hmm. e l'ho potuto allattare quando lo dovevo allattare e ho avuto una produzione che era quella di Got Talent che è stata veramente di un comprensivo che più comprensivo non si può e, e mi ha permesso di fare tutto questo. Uh, è una condizione privilegiatissima non esiste mm. in nessun altro settore e, e quindi una ti donna sei sentita che comunque può... aiutata in questo molto in quel molto momento. aiutata Mo assolutamente però non sì. lo sapevi all'inizio cioè tu dici no, io non sapevi come sarebbe andata no certo ma infatti io mh, già pensavo di dover lasciare Teo a, a okay. casa con Tommy e già mi stavo organizzando e, e poi in realtà eh, loro mi sono venuti incontro e, e, e ci sono secondo fatto? te eh, colleghe che rinunciano all'essere madre per questo motivo cioè per la carriera nel senso che sanno che non possono, per, non possono permettersi di fermarsi dei mesi perché sennò no, perdono tutto quello che hanno costruito ma sì, sì secondo me sì secondo me beh, ovviamente c'è di tutto ci sono le priorità eh, è, le, è legittimissimo che una donna preferisca un attimo battere la, la la strada della carriera e accantonare l'aspetto familiare e personale eh, c'è chi invece come me dice vabbè eh, giochiamocela e vediamo cosa succede è, è, è ugualmente importante eh, quindi vediamo cosa succede eh, si, si tratta di, di priorità e certo. di, di, di voglia di farlo perché eh. comunque qualcosa succede quando tu ti fermi dei mesi cioè nel senso tu hai sentito di aver perso qualcosa in quei mesi lì o alla fine col senno di poi adesso dici ho fatto bene perché comunque Sto bene. Mm, ma guarda, sento di aver perso qualcosa, sì. Mm. Non gran grande perte, ma sicuramente se non avessi avuto eh, Teo, eh, certe decisioni le avrei prese con più molta a più cor a cor leggero, con molta più leggerezza, avrei fatto determinati progetti che invece non ho potuto fare certo. perché e eh, però insomma non, non chiaro, do la colpa no, a beh, è successo così e... C'è cioè una cosa poi talmente bella ah, certo, di no, altro che sì. non vale la pena, però è questa poi, tra, tra uomo e donna c'è cioè questa grande distinzione in questo, in questo momento, quindi mi sono sempre chiesto come... La poteva eh, sì. vivere poi la, la, come avresti vissuto, come, insomma, come l'hai vissuta tu, ad esempio, così va bene. Grazie mille, Lodo, per questa chiacchierata davvero grazie tanto. A te, Ci Gianni. tenevo. Guarda, c'erano un po' di cose che ti volevo detto. Io non gliele voglio chiedere prima per i cazzi nostri, così perché volevo sapere. Cioè, così è stato un po' più spontaneo. Dai, grazie, sono super contenta piacere. di aver conosciuto il basement. Complimenti yeah. per questo ah, posto pazzesco. Quando vuoi, torna per ricordare di quando eri una pischella Torno in giro per le strade di Milano. Inauguriamo la cucina, sì. però, perché in tonsa mi fa pena. Quello cioè. se... Tu cucini, ti piace? Vabbè, andate. Allora, Tommy è proprio. È lui, Tom. Dovresti è lui. attrezzarti con un barbecue. Lì, se metti lì, il barbecue adesso, ne, Tommy... parliamo, ne parliamo con Tommy. Ci mettiamo in giardino e, sì. e via. Andare. Tommy ti incendi al basement. Grazie davvero, Dodo Aspetta, che c'è il tuo pubblico. Ciao, pubblico. Grazie, ciao, amici. Ciao, ciao, ciao. ciao. Ah, ci vediamo per fare quella cosa insieme. Vabbè, de, de, cioè, però balli tu. Capiamo, ballo io. <ride>